risposto è che se faccio un comunicato, faccio esempio, tu sono la sei, comitato libero, sto dicendo sì, così, sì, non avete fondi, però se voi volete fare una comunicazione più intensa, oggi parlo io, domani parlo un altro, poi facciamo un articolo. Anche su altre cose che poi tu ci mandi. Anche su altre cose. Comunicate agli altri. Agli altri, certo, tutte le altre testate. Vado. Un attimo solo. Sì. Ok. 3 secondi e poi parli. Ok. Poi... ok. Bentrovati, tra poco in onda con l'informazione raccontata, il talk giornalistico di Sicla Press che vi racconta il territorio, in particolare la cronaca, l'emergenza sanitaria in Sicilia, il Covid evidentemente, la situazione degli ospedali di Acireale ma anche di Giarre. Ci saranno degli ospiti, sarà l'approfondimento centrale di questo nostro appuntamento. A proposito di Covid, Centuripe e Vittoria sono state già dichiarate zone rosse sino al 10 di novembre. Parleremo anche evidentemente della situazione in città, dei mercati storici, la fiera, e poi sentiremo la voce dei ristoratori che si sono riuniti sabato pomeriggio in piazza Università. Tutto questo all'interno dell'informazione raccontata tra pochissimo in onda su Prima TV e sui social. Quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Trovati, comincia un'altra settimana dell'informazione raccontata su Sicla Press, quindi siamo sui social, su Facebook, pagina di Sicla Press e sulla pagina dell'informazione raccontata, ma siamo in diretta anche in televisione su Prima TV, canali 87 e 666 del digitale terrestre. Tanti gli argomenti da proporvi, ma in apertura, così come fanno le grandi testate da qualche ora a questa parte, vogliamo rendere omaggio al grande Gigi Proietti con un
spezzone di un suo film, di una sua grande interpretazione del film di Steno, Febbre da cavallo, perché appunto ha avuto tanto successo che è stato addirittura anche ripreso ed è stato riproposto negli anni 2000. Ma vediamo la versione originale. Una chicca, La Mandracata, con Gigi Proietti e anche Enrico Montesano al famoso Manzotin. Ce la gustiamo, sono appena 3 minuti, il grande omaggio ad un grande attore amato da tutti, un talento puro del teatro, del cinema, ma anche della televisione. Già ipotecata. E te pareva? Ci vorrebbe un'idea. E beh, fatta venire. Ma andrà che se te, mica so io. E l'idea mi è venuta. Se callas! È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidamese. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erburino più infame di tutti i burini. Ma così! Scanziti. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Pronto? Eh sì? Sono la governante del Conte di Simone, largo Arenula 2. Vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne! Un chilo, che me metto? Un chilo? Un chilo di carne di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone, largo Arenula 2. Grazie, buongiorno. Buongiorno! Non dimenticavo. Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Via, tranquilla, sarà fatta. Grazie, l'aspetto, buongiorno. La bevuta? Ma vaffanculo, mamma! Dove vai? Dal Conte di Simone. Ah, ultimo piano, ma l'ascensore è rotto. Sei tu il ragazzo della carne? So io. Ah, bene, bene. Bravo, bravo. L'ascensore si è fermato all'attico. Te la devi fare tutta a piedi. Mi dispiace proprio. Ah. Gregorio, mi raccomando, fai le cose per bene, eh? Sì, signor Conte. E quando arriva a casa la signora Contessa, digli pure che può prendere la macchina grande, che tanto io per andare al maneggio mi piglio un taxi. E il cagnolino, signor Conte? Ah, portala a fare una passeggiata, così fa pure pipì. Senti, caro, hai portato il resto delle 100.000, sì? 94 precise, la punta di papà. Bene, bene, bravo, di papà mi fido, è un bravo uomo. Sai, non tenevamo spicci, adesso che sali te le dà il maggiordomo le 100.000. Gregorio? Gregorio? Sì, signor Conte. Mi raccomando, tagliele tu le 100.000 al ragazzo ora che sale. Sarà fatto. Sì, è bravo. Non ti preoccupare, un tipo strano ma non morde, vai tranquillo, vai. Ah, senti, scusa. Toh, queste sono per te. Grazie, 1.000 lire. Ecco. E mi raccomando, studia, Andiamo a riscuotere. E abbiamo così voluto dunque ricordare il grandissimo Gigi Proietti, che appunto oggi avrebbe compiuto, pensate, 80 anni, da 15 giorni è ricoverato in una clinica romana. Mettiamo da parte questo ricordo malinconico del grande attore italiano, forse l'ultimo grande attore italiano,
che ci lascia e torniamo ad argomentare sul Covid, sull'emergenza sanitaria da una parte e quella anche economica dall'altra. Andiamo a sabato con Sandro Gaglio per vedere qual è stato il clima che si è respirato proprio in Piazza Università. Ristoratori, esercenti, commercianti per gridare appunto il loro disagio, per lanciare l'ennesimo appello. Tra l'altro proprio oggi siamo in attesa del nuovo ed ultimo DPCM del primo ministro Giuseppe Conte, che ha già parlato alla Camera e nel pomeriggio parlerà in Senato prima di ufficializzare l'ultimo DPCM. Ma ne parleremo tra poco. Intanto la protesta di sabato a Catania con Sandro Gaglio. Vedete che è un'associazione di scienziati, un'associazione di giuristi, un'associazione di liberi informatori che ha come scopo la ricerca della verità. Nello specifico, in questo momento siamo alla ricerca della verità sul Covid. Noi non abbiamo le nostre verità, abbiamo le nostre verità per confrontarle con gli altri. La verità qual è? Emergenza democratica sì, questa è l'emergenza sanitaria. È la punta di un iceberg, l'iceberg si chiama Nuovo Ordine Mondiale. Se vogliamo dare un nome alle cose, questa emergenza sanitaria rientra in un grande esperimento sociale che il Nuovo Ordine Mondiale sta portando avanti, ma è un aspetto solamente di una materia che è molto più complessa. Dovete uscire, dovete tenere le attività aperte, aprite le palestre, aprite tutti i cazzi, se vengono la polizia sono lì e sono amici. Non lo dico per male. Apriamo tutto, poi che multa paga? Non si pagano le multe, strappate le multe, strappate le multe, strappate, dovete vivere. Allora ragazzi, o vivete o morite, o vivete o morite. Io ho delle multe così, se voi volete continuare a fare la vita che state volendo fare, fatela. Il messaggio è quello che secondo noi i ristoranti sono un luogo sicuro, siamo attenti a tutte le varie informazioni che ci danno per allontanare, avere la possibilità di non rischiare il virus, ma c'è soltanto un problema, sembra che siamo noi la colpa di tutto, come è stata per le discoteche, per l'estate, anche i ristoranti, i luoghi di incontro, ecco, ci stanno richiudendo di nuovo a casa, bene o male è un punto di vista, secondo me non siamo noi la colpa di tutto questo. Aiutateci a far vivere le attività, dare una speranza per socializzare le persone all'esterno e soprattutto dare posti di lavoro ai giovani che lavorano nei nostri locali, che ovviamente da domani aspetteranno la cassa integrazione per 4 mesi. Ma devono capire che il popolo è sceso in piazza, è ora di finirla con le prese in giro. Ma noi diciamo che siamo stanchi delle prese in giro che fa Conte, perché il signor Conte fino a una settimana fa c'è stato lo sciopero a Roma degli ambulanti, dei commercianti, e gli aveva promesso che gli mandava i soldi. Ora lui praticamente non ha fatto distinzione tra ristoratori e ambulanti su area pubblica. Il governo ha sprecato mesi interi dall'ultimo lockdown per fare soltanto dei mega appalti segretati per comprare girelli alla scuola che erano completamente inutili, miliardi di euro buttati, tempo sprecato, e ora i cittadini ne pagano le conseguenze. Noi crediamo che l'Europa sia il problema e non la soluzione. Dall'Europa non arrivano aiuti, arrivano debiti, arrivano prescrizioni liberticide. In questo momento il Parlamento ha le mani legate, è un'emergenza democratica. Quando i provvedimenti legislativi non possono essere emendati, non possono essere discussi, possono soltanto essere approvati, c'è qualche cosa che non va. La libertà dei cittadini è a rischio. Mascherine tricolore, hanno iniziato le prime proteste alla fine del primo lockdown. Siamo scesi in piazza ogni sabato per manifestare contro le misure di questo governo, quindi oggi per noi era necessario scendere in piazza per continuare a manifestare e continuare la nostra protesta nei confronti delle misure restrittive e limitanti della libertà personale di questo governo. Quindi la vostra presenza è chiara, una presenza pacifica? Assolutamente pacifica. Solo questo messaggio. L'abbiamo scritto nello striscione, per noi il vero virus è questo governo. Oggi la FIBA è qui in piazza per rivendicare che non siamo un tori, che bar e ristoranti sono dei luoghi sicuri e che dopo un lockdown in cui ci siamo rialzati con le nostre forze non ci meritiamo di farne un altro per colpe che non sono nostre. Il virus forse c'è, ci sono anche i morti, va bene,
Com'è venuto non lo so, ma c'è. E non posso chiudere gli occhi dicendo che è fasulla la storia dei popoli che moriva con gli anziani. Quello che io non riesco a dimenticare è mi è giunta voce. Che vuol dire mi è giunta voce? Fatemi vedere le statistiche. Io voglio vedere quali sono i focolai. Voglio vedere dove nascono. Voi lo sapete dove nascono? Io no! Quello che io so è che nelle palestre non ci sono i contagi. Che nei ristoranti forse ci sono, ma sicuramente meno che in altri posti. Questo dunque è il breve reportage che vi abbiamo proposto nell'ottimizzazione di Anna Pia Panassidi e le interviste realizzate dal nostro Sandro Gaglio. Adesso vediamo sul nostro sito www.sicrapress.it quali notizie arrivano da Roma. E allora Conte ufficializza, quindi lo ha detto alla Camera, non ci sarà un lockdown totale, cioè per tutta l'Italia uguale, ma saranno individuate tre aree a rischio, quindi rischio 1, rischio 2, rischio 3, a seconda dei dati che saranno appunto ufficializzati dal Ministero della Salute. Ripetiamo, non ci sarà il lockdown totale, ma tre aree a rischio individuate attraverso i dati del Ministero della Salute che si dovranno adeguare a, via via ai vari divieti e alle varie chiusure. Quindi non ci sarà più il lockdown di marzo, aprile e buona parte di maggio, questo ha confermato il Premier Giuseppe Conte. Allora, alla Fiera di Catania, mercato storico, si sono organizzati, vediamo cosa è successo, sentiamo anche, vediamo le immagini, ma sentiamo anche le testimonianze. Ancora Sandro Gaglio. E siamo chiaramente tutti preoccupati per quello che è l'andamento epidemico che ci viene giornalmente detto dalle varie televisioni che ci informano per quanto riguarda il numero delle persone positive. Ma di positivo possiamo dire che qui siamo a Catania e siamo alla fiera, al mercato all'aperto di Catania, dove devo dire con grande positività, e la ripeto la parola positività, tutto procede secondo uno schema ben preciso. Si sono organizzati tutti gli operatori, assieme hanno costituito un'associazione, un comitato che è stato riconosciuto sia dalla prefettura che dalla Digos e da tutti e che oggi si presenta. Dario Crienti, buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Cosa abbiamo fatto perché ci sia quest'ordine, tutte con le mascherine e tutto ok? Niente di semplice, innanzitutto ringrazio tutti gli operatori che veramente stanno dando il massimo di sé per cercare di restare dentro le normative. Ricordiamoci sempre che siamo in un mercato all'aperto e quindi è sempre difficile poter vigilare il tutto. La cosa importante è che finalmente nella parte alimentare da oggi e penso poi dalla parte non alimentare per la prossima settimana inizierà la vigilanza. Come vedete qua oggi è iniziata da questa parte e stiamo cercando di sensibilizzare gli operatori e le persone che vengono a comprare di mantenere le distanze e soprattutto di usare le mascherine. Questo il messaggio principale, cercando di aiutare l'amministrazione in questo. Dopodiché abbiamo la vigilanza, abbiamo queste simpatiche persone che comunque collaborano assieme a voi, certo, affinché si possa tenere la distanza, affinché sostanzialmente si rispettino le regole essenziali. Distanze e mascherine, queste sono le due cose importanti. Questo messaggio vuole essere non solo un messaggio per l'amministrazione, ma vuole essere anche un messaggio che esce fuori per dire che non si può chiudere un'attività, non si può mandare a casa le persone, perché se non si conosce la vera realtà non si può decidere e far chiudere il tutto. Io sono d'accordo su questo, infatti questo è fatto appunto per questo, per cercare di sensibilizzare tutti a scendere al mercato e vedere che comunque
e ci sono le nuove normative che stiamo cominciando a far funzionare. Quindi prevenzione, abbiamo dato un messaggio positivo. Il messaggio è questo, quello della prevenzione e soprattutto delle distanze che ci devono essere l'uno con l'altro. Ok, grazie, buona giornata a tutti. Cari amici, è inutile ribadire, quello che abbiamo visto parla da solo. Qui hanno cercato di porre in essere in maniera preventiva tutto ciò che serve a dare sicurezza alle persone che vengono alla fiera e a dare certezza che si rispettano le regole. Dal vostro Santogaglio, la buona giornata a tutti. Torneremo a parlare inevitabilmente dei mercati storici di Catania e non soltanto, per seguire da vicino questa situazione sull'emergenza che riguarda appunto parecchie zone della Sicilia, come per esempio Vittoria Centuripe, dichiarate zone rosse sino al 10 di novembre, ma anche Mirabella in Baccari, dove si è registrato un focolaio e già 6 anziani di una RSA sono stati trasferiti, pensate, all'ospedale di Acireale. E questa notizia ci dà l'assist per presentare l'ospite in studio che ci ha raggiunto, lo salutiamo e lo ringraziamo, Gianluca Cannavò, che è il portavoce del Comitato Libero Ospedale Acireale. Benvenuto Gianluca, ciao. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Siamo qui proprio perché abbiamo voluto portare alla luce la nostra protesta, soprattutto per rendere i cittadini partecipi di quello che sta succedendo, perché a volte le cose vengono raccontate in maniera diversa rispetto a cosa. Questo per quanto riguarda Acireale, ma poiché l'ospedale di Acireale coinvolge in qualche modo territorialmente anche quello di Giarre, vado a salutare Angelo La Rosa, che è invece portavoce del comitato di Giarre Rivogliamo l'ospedale. Ben trovato Angelo. Angelo, vedo un fermo immagine di Angelo, va bene, ci torniamo tra poco, appena possibile. Bene, comunque è in collegamento anche Angelo La Rosa. Allora, cosa succede? Prima di vedere i contributi dalla redazione, Gianluca Cannavò, nel giro di 10-15 giorni vi siete ritrovati a fare i conti con una decisione del governo regionale, dell'assessorato alla salute, sulla trasformazione dell'ospedale di Acireale in ospedale Covid. Quindi alcuni reparti inevitabilmente sono costretti al momento o temporaneamente a chiudere, questo ancora non è molto chiaro, per fare spazio ai malati di Covid. E buona parte della città, con in testa il sindaco Alì, si è un po' ribellata. Non si è ribellato invece un deputato acese, cioè Nicola D'Agostino, che ha cercato di spiegare come verrà rimodulato l'ospedale di Acireale sul territorio. Qual è la situazione ad oggi? Perché dal 3 novembre ufficialmente l'ospedale di Acireale diventa ospedale Covid. La situazione attuale è che dal 3 novembre l'ospedale di Acireale deve diventare ospedale Covid, ma di fatto questo 3 novembre è stato già anticipato. A ieri infatti ci sono state diverse note di alcuni sindacati di categoria, perché che si lamentavano del fatto che già ieri sono arrivati dei malati Covid, la struttura ancora non è preparata, non ci sono percorsi diversi e poi senza dubbio riteniamo che la scelta di fare diventare tutto l'ospedale di Acireale l'ospedale Covid è una scelta improponibile, scellerata e che non guarda al territorio che oggi copre questa struttura, perché si muore anche di altre patologie. Ci sono dei reparti importanti, dall'ortopedia all'oculistica, all'otorinolaringoiata, alla chirurgia, con il reparto ginecologia, con le nascite, persone che ieri sapevano che magari da domani devono fare il tracciato, l'ecografia, l'esame nell'oculistica, tutta una serie di cose che sono state assolutamente sballottate da tutte queste notizie con pochissime chiarezze, e soprattutto nessuno ha pensato che un territorio ampio come quello nostro, acese, ionico, non può restare senza una struttura ospedaliera sia nell'emergenza ma anche nella ordinarietà, perché questo vuol dire distruggere i reparti che ormai erano reparti eccellenti, e soprattutto credo che
si poteva lavorare prima, oggi non si può più chiamare emergenza quello che era emergenza a marzo o aprile, oggi si doveva chiamare ordinarietà, si doveva lavorare durante l'estate a preti fuori degli ospedali che fossero solo ed esclusivamente Covid, con il laboratorio d'analisi, con la diagnostica, con la rianimazione, perché ci sono stati ben 5 mesi per poter fare questo lavoro, e questo lavoro purtroppo non è stato fatto, e oggi la cittadinanza si vede costretta ad avere un ospedale che dall'oggi a domani diventa Covid. E la cosa più fastidiosa e credo che anche inopportuna è quella che la popolazione, i sindaci di tutti questi comuni si sono visti cadere questa notizia quasi così, dall'oggi a domani, perché gli è stata quasi imposta. Queste cose vanno secondo me coordinate, concordate e studiate con chi il territorio lo vive, con chi sa le difficoltà vere del territorio e soprattutto con quelli che ci sono all'interno dell'ospedale, che sono i primari, che sono tutti i medici che ci lavorano, tutte quelle che conoscono veramente quella che è la problematica di un reparto. Io credo che si poteva fare diversamente e io non condivido alcune scelte che sono state fatte, che sono state avallate, come hai detto bene tu, da alcuni deputati accesi. Ognuno ha idee diverse. Io ritengo che Acireale non doveva diventare nella sua totalità ospedale Covid, si doveva in qualche modo studiare prima una strategia come quella che magari si è studiata di prendere alberghi e dare anche ossigeno a questi gruppi che oggi sono fermi da un punto di vista turistico, ma si potevano creare le condizioni per separare anche in casa la gente che ha il Covid e quella che non ce l'ha, l'assistenza domiciliare, tutta una serie di cose che non sono state fatte. Io, a differenza di quello che dice l'assessore, che lui è tecnico, io invece non sono. Parliamo tecnico. Dell'assessore Razza, lui alla salute. Ha detto che lui è un tecnico. Io ritengo che Razza non è un tecnico, ma è un politico, perché fa parte di un movimento politico come io. Non mi posso definire tecnico e non ho le competenze e la presunzione di dire che sono un tecnico, però ho l'umiltà di ascoltare il mio territorio, ho l'umiltà di ascoltare chi ha più competenza di me per parlare di alcune materie importanti, perché la salute è una materia importante. Ripeto, sicuramente ci sarà stata la buona fede di Razza, del governo, di quanti altri si sono in qualche modo messi in modo per trasformare questo ospedale da ospedale in ospedale Covid, però credo che per come è stato fatto, per l'arroganza che si è mostrata e per quella imposizione che c'è stata mostrata al nostro territorio, e credo che è inaccettabile. C'è stata qualche apertura grazie a Monsignor Raspanto, il nostro vescovo della diocesi, che ha cercato di mettere, però, di mettere insieme le parti, però difatti sabato c'è stata questa riunione, ieri c'era un carosello di ambulanze che arrivavano a portare malati Covid ancora prima del 3, per cui credo che è giusto che la gente lo sappia. Il dato è tratto, il dato è tratto, e soprattutto le cose non vengono dette come sono, cioè, sembra mettiamo un attacco in più, sembra che stiamo elemosinando l'attacco, cioè i cittadini elemosano l'attacco in più, ora la noleggiamo il reparto, cioè cose dell'altro mondo si sentono, però ognuno si fa convinto con la propria opinione. Qui chiaramente Gianluca Cannavò, che magari appartiene ad una fazione politica ben precisa, sta parlando a nome dei cittadini di Acireale, della comunità evidentemente. Sono stato sempre da quando ho iniziato a fare politica dalla scuola, sempre a sostegno del mio territorio. Ho una identificazione politica ben precisa, che è quella di centrodestra, ma questo non nulla toglie che se anche dei riferimenti della mia area politica sbagliano o non condivido alcune cose, io, come non sono servo e schiavo di nessuno, le cose le dico per come le penso, perché ho buoni rapporti con tutti, ma credo che la libertà di poter agire al proprio territorio per come si vuole, per come si intende agire, credo che questa la debbano avere tutti. Allora, ci colleghiamo nuovamente con Angelo La Rosa del comitato Libero, appunto, rivogliamo l'ospedale, comitato cittadino, eccolo là. Angelo, ben trovato. Mi sentite? Sì, mi sentite? Sentiamo forte e chiaro. Ciao. Bene, Angelo. Grazie. Salve, ciao Gianluca. Allora, qual è la situazione a Giarre? A Giarre al momento il nosocomio è aperto, è funzionale, il pronto soccorso che stava in qualche modo attraversando un periodo di stand-by per lavori in corso è stato nuovamente riaperto?
Allora, bisogna fare un ampio punto sulla situazione che in questo momento a Cirealeggiare sono notevolmente concatenate. Il pronto soccorso, i cui nel mese di giugno erano cominciati i lavori, dovevano completarsi il 18 di settembre. Pare che ci sia stato un piccolo intoppo, per cui il mese scorso, dopo una settimana circa appunto dallo slittamento di questa data, il sindaco di Giare e il direttore Lanza hanno annunciato che in realtà questi lavori si sarebbero completati il 31 di ottobre. Io anche stamattina mi sono recato con un'altra troupe televisiva davanti al pronto soccorso e di fatto c'è ancora un cantiere aperto. È qualcosa di paradossale, perché si sapeva, si immaginava che c'era e ci sarebbe stata la seconda ondata del Covid, e in questi 5 mesi sicuramente nell'ambito di un territorio unito che ancora oggi sulla carta presenta 2 ospedali uniti a livello amministrativo, quello di Cireale e quello di Giare, occorreva... Ecco, lo sentivamo appunto ad Angelo, però evidentemente abbiamo qualche problema di connessione che non dipende però da noi. E allora, tra poco vedremo anche queste immagini dell'ospedale di Giar, dove i lavori non sono stati ancora consegnati, quelli del pronto soccorso. Cosa significa? Una sanità comunque in ritardo, riprendiamo nuovamente la linea con Angelo La Rosa, una sanità comunque in ritardo. In Sicilia si pagano anche le precedenti gestioni, e qui non è un alibi, perché non vogliamo giocare allo scaricabarile, noi siamo dalla parte della gente. Queste sono le immagini dell'ospedale di Giarre, come vedete un cantiere aperto, nonostante la grande appunto capienza che potrebbe dare l'ospedale di Giarre, eppure ci sono dei lavori. Un cantiere aperto, questa è la situazione che ci troviamo in Sicilia, nonostante abbiamo avuto anche tutta l'estate per poter accelerare l'iter, per poter fare cose straordinarie, abbiamo trascorso più tempo sui social a propagandare una cosa piuttosto che un'altra. Angelo La Rosa, vai a completare? No, non c'è, allora tra poco lo riprendiamo. Vuole aggiungere qualcosa Gianluca Canova, e poi andiamo a vedere un servizio sul business degli ospedali che non riguarda la Sicilia ma che riguarda l'Italia in generale, perché Bertolaso ha detto delle cose importantissime. Bertolaso, non il signore che stava passando dalla piazza per sbaglio. Prego, purtroppo è vero che si è veramente in ritardo, perché nessuno ha pensato che il Covid ritornava, perché si sapeva che già c'era questa seconda ondata e poteva essere peggio della prima, e soprattutto quando qualcuno prendeva in giro a Bertolaso, no? Perché vi ricordate i post, i soldi sprecati, i posti di terapia intensiva nella fiera di Milano, molte regioni hanno pensato a fare posti di terapia intensiva, sì è vero, però è chiaro che oggi si è diventato un'esigenza, anche perché c'era un appalto datato 1 ottobre, non so, perfetto. C'era anche una percentuale di posti da coprire per legge, che mi sembrava il 14-15%. Ora dice bene Angelo, con cui mi complimento, perché è stato da sempre, devo dire, ha lottato per la sua comunità, ha lottato per Giarre, perché credo che le due strutture possono e debbono coesistere, a differenza di come invece si è pensato, perché c'è stata la guerra fra i poveri da qualche anno a questa parte, perché non ci doveva essere Giare, come non ci doveva essere Cereale, un reparto qua. Io sono convinto che è giusto che ci siano dei reparti unici fra Cereale e Giare, nel senso che se c'è un'ortopedia che funziona a Cereale, magari a Giare si fa la chirurgia e gli accessi si possono spostare a Giare, ma certo, ci mancherebbe di fare 2 reparti. Certo. Allora credo che a Cereale e Giare deve essere un comprensorio. Io conosco bene quella zona perché ci vivo molti mesi l'anno, però è chiaro che la guerra fra i poveri non si deve fare. Quindi hanno anche all'ignoranza. E io ho una domanda importante che devo fare a Angelo sull'ospedale. Prima che perdiamo il collegamento, dottor Liberti, nella riunione che quello che si sta occupando di questa emergenza, è stato ospite anche all'informazione, ha detto una cosa nella riunione con i sindaci che mi hanno fatto sentire, non so se è grave o nel senso volevo capire meglio cosa voleva dire, perché questo sicuramente tu mi potrai informare meglio. Diceva che l'ospedale
parlamentari, JAR non può essere autorizzato perché è inagibile strutturalmente. Cioè, che vuol dire è strutturalmente inagibile? Ti risulta questa cosa, è vero o no? Perché questa cosa è una cosa molto grave. Sentiamo Angelo La Rosa. Scusate per l'interruzione prima. Allora, purtroppo questa è una leggenda metropolitana che qualche onorevole ha sicuramente messo in giro, perché noi ad oggi a Giare abbiamo ben 50 posti letto perfettamente agibili, se così si può dire. Cioè, vale a dire 50 posti viventi che sono perfettamente agibili. Se poi vogliamo parlare delle cosiddette inagibilità che attualmente sono state create sulla struttura di Giare, allora a un certo punto io dico che sicuramente ci sono delle manutenzioni anche piccole e ordinarie che nel tempo non sono state fatte per far apparire sempre l'ospedale di Giare come la pecora nera della sanità territoriale. Io a questo proposito mi permetto di volere riportare dei numeri che secondo me sono inconfutabili e su cui anche gli onorevoli, che si permettono di dire con forza, anche offendendo diciamo le persone con cui interloquiscono, la situazione che si è venuta a creare, io dico di riflettere su dei numeri, appunto, come diceva il consultante. Vale a dire, l'Interland catanese, quindi Catania e il suo Interland, hanno una popolazione di 750.000 abitanti circa. I numeri di posti letto disponibili nelle varie strutture ospedaliere, vale a dire Arnas Garibaldi, Cannizzaro, Policlinico e San Marco, che fa parte dell'ASP, sono esattamente 2.491 posti. Il territorio giare-cireale, che oggi lo dobbiamo considerare perfettamente unico e integrato, ha di fatto una popolazione di circa 220-230.000 abitanti e costa in questo momento, tra l'ospedale di Acireale e quello di Giare, di 176 posti letto. Allora, ci rendiamo conto che un terzo della popolazione rispetto a quello catanese ha un quattordicesimo dei posti letto disponibili? Il genio che ha pensato di fare dell'ospedale di Acireale un Covid hospital potrebbe avere da domani sulla coscienza i morti, così come ce li dovrebbero avere quelli che hanno deciso la chiusura di Giare in questi 5 anni, che ha causato presumibilmente 16 morti. Questi sono numeri inconfutabili ed è una follia a costi fare questa scelta. Ed è stata un'incoscienza da parte dei vertici dell'ASP e dei vertici politici non prevedere nell'ambito degli ospedali riuniti due ospedali perfettamente funzionanti con due pronto soccorso, tenendo conto appunto, come si diceva prima, che ci sarebbe stata la seconda ondata di questo problema Covid. Quindi numeri chiari, quelli di Angelo La Rosa. Volevi intervenire per dire... Assolutamente ragione, perché devo vedere un assolutamente servizio. Ragione, e noi calcisticamente siamo stati sempre distanti con Giarre e saremo, forse lo saremo sempre, però devo dire che da un punto di vista sanitario dobbiamo stare uniti, perché veramente quello che stiamo subendo è una cosa incredibile. Angelo parla con numeri, segue da anni e le vicende sanitarie, e per questo mi sono anche complimentato prima, veramente è da folli questa operazione che stanno facendo sulle spalle di tutto un territorio che va da Calatabbiano ad Acireale, veramente di tanti comuni, che purtroppo pesa sulla coscienza di molti, credo anche qualche morte, perché 5 morti, mi spiegate 16 bene 16 morti, no, 16 morti, mi spiegate bene 16, che morte. Io ho seguito alcune croniche, non arrivare 5 minuti per tempo in un pronto soccorso che funziona, credo che veramente può anche in qualche modo. Angelo, allora, sentiamo allora, i lavori del pronto soccorso sono finiti o no? Sono ancora in corso a Giarre? No, assolutamente, ancora è un cantiere aperto a Giarre. Questo 31 ottobre che fatto. Noi non sappiamo, però a occhio nudo si vede, ancora devono fare la pavimentazione, devono immettere la nuova impiantistica di impianto elettrico, sappiamo che ci sono dei macchinari già pronti, e poi il quibus in tutta questa situazione è il problema del personale. Io a tal proposito mi permetto di dire un ulteriore appunto. In questi giorni
ho sentito e ho letto diversi comunicati da parte dell'onorevole D'Agostino che si permette, a parte il fatto di disprezzare Giare, e vabbè, ma questa non è una novità, ci sono abituati, io anzi avevo chiesto pubblicamente di poter fare un incontro di partito con lui, speriamo che ce ne sia la possibilità prima o dopo. Ma un'altra cosa, io vorrei capire il ruolo nell'ambito della direzione sanitaria di questo signore, che in questo caso onorevole non si può definire, quando dice non manderò nessun medico e nessun infermiere all'ospedale di Giare. Io non lo ritengo materialmente un dirigente dell'ASP 3 o un dirigente della struttura ospedaliera 10 Reale, ma solamente un onorevole che fa parte della sesta commissione consiliare della regione, che è la commissione sanità. Quindi il perché materialmente questo signore deve avere questo accanimento nei confronti di Giare? Angelo, quando ha detto queste parole l'onorevole D'Agostino? Lui da una settimana a questa parte, nei suoi comunicati social, e lo ha detto anche mercoledì scorso nell'ambito di due trasmissioni confronto, dove si è confrontato sia con il sindaco dei Cereali che con quello di Riposto, e partecipava anche il dottore Liberto. Lui, ci sono dei comunicati che dice che a Giare non manderà nessuno. Noi sappiamo per esempio di una cosa che potrebbe essere grave, e vale a dire, c'è del personale in mobilità di Acireale, quello che di fatto 5 anni fa è stato risucchiato e mangiato letteralmente da Giare, giusto? Dalla struttura acese nell'ambito degli ospedali riuniti, che oggi in previsione della riapertura di Giare vorrebbe tornare a Giare, ma non gli viene concesso, perché sicuramente c'è una mano dall'alto che impedisce tutta questa situazione. Sappiamo inoltre che il personale che ancora non è abilitato, voi prima parlavate che già ieri sono arrivati dei pazienti Covid, ebbene, forse non lo so se è stato detto o non lo sapete, ma mentre arrivavano le ambulanze con i malati della RSA di Mirabello in Bacca, i medici del vari reparti che li dovevano accogliere, vale a dire di ortopedia, di chirurgia, medici che di fatto non dovrebbero fare i medici Covid, ebbene, in quello stesso momento stavano facendo i corsi di aggiornamento per essere trasformati in medici Covid. Ma una cosa del genere mi sembra paradossale, se non comica, al di là del momento di gravità che c'è e che stiamo vivendo in questo momento. Quindi, ripeto, c'è una, alla base di fondo, c'è una scelta politica. Certo. La stessa scelta politica che 5 anni fa ha penalizzato un territorio come il nostro, ma di conseguenza ha penalizzato anche lo stesso Cireale, come il pronto soccorso del Cannizzaro, come il pronto soccorso di Taormina, perché un territorio intero si è riversato a invadere queste altre, diciamo, strutture nell'emergenza urgenze, che oggi materialmente non c'è la possibilità di assistere chi non è malato Covid. Certo. È assurdo tutto. È come se non esistessero più le altre patologie, questo lo ricordiamo, ed è difficile anche accedere ai nosocomi, non parliamo soltanto di Acireale o Giarre, ma in tutti i nosocomi è diventato ormai difficilissimo, perché chiaramente l'emergenza Covid ha travolto tutto e tutti. E su questo argomento ci siamo già espressi all'interno del Cappello di Archimede, la rubrica medico-scientifica che va in onda ogni venerdì all'interno dell'informazione raccontata con il professor Ignazio Vecchio e la professoressa Cristina Tornali. A proposito di ospedali, al di là delle inchieste che sono già partite, soprattutto nel nord Italia, diciamo che Bertolaso, che non è l'ultimo arrivato, si è espresso in numeri per quel che riguarda i costi delle terapie intensive e dei malati di Covid. Allora sentiamo questo servizio dai colleghi di BioBlu, quindi che è, appunto, è una autorevole testata, sentiamo cosa ha detto Bertolaso e facciamo il punto della situazione e poi il commento con Gianluca Cannavò e con Angelo La Rosa. Un ospedale con 100 malati di Covid in reparto riceve dalla propria regione 200.000 euro al giorno. Lo rivela Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, un uomo che il sistema lo conosce bene. Nascono così tanti dubbi e sorgono mille domande sulla gestione di tutta questa emergenza, sul colossale business, sui conflitti di interesse.
Come si può pensare che spontaneamente i vari ospedali si privino di malati di Covid per mandarli altrove? Si chiede ancora a Bertolaso. Insomma, detta così può sembrare fin troppo cinico, ma i malati Covid rappresentano una vera e propria risorsa economica per gli ospedali e un importante sborso per lo Stato che tramite le regioni eroga ai nosocomi ben 2.000 euro al giorno per ogni paziente ricoverato. L'ex capo della Protezione Civile critica anche le misure introdotte da questo governo che, dice, sforna DPCM sempre più restrittivi, un segnale di resa, imponendo chiusure progressive con pesantissime conseguenze sull'economia. E poi, continua Bertolaso, mancano le contromisure propositive. Dov'è la soluzione se mi chiudi dentro casa ma poi mi costringi a 10 ore di fila per fare un tampone? Intanto si cerca di fare chiarezza sui dati che arrivano dalle terapie intensive, che secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero sature al 14% media nazionale, con punte che non superano il 22% come accade in Campania. Non è però facile conoscere la reale situazione interna agli ospedali, i dati vengono forniti solo dalla direzione sanitaria. Abbiamo chiesto al professore Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive presso l'ospedale di Novara, ospite di BioBlu, quali fossero le condizioni della terapia intensiva. Ci ha risposto così. Beh, la situazione a Novara, lei mi fa una domanda alla quale io non posso rispondere, perché esiste un disposto regionale che io posso parlare, discutere di Covid di tutto e di più dal punto di vista scientifico e divulgativo, ma per parlare di dati relativi all'ospedale dove lavoro, la competenza è della direzione sanitaria. È stato molto chiaro Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive presso l'ospedale di Novara, intervistato su BioBlu. Lui non è nelle condizioni, non può fornire nemmeno i dati relativi ai suoi reparti. E dunque vogliamo fare un appello noi di BioBlu. Chiunque di voi volesse raccontarci invece la reale situazione che c'è in questi ospedali italiani all'epoca del Covid-19 può farlo, ovviamente anche in forma anonima, scrivendo all'indirizzo redazione@bioblu.com. Ovviamente il nostro appello si riferisce a medici, infermieri, operatori, insomma, del settore che conoscono davvero la reale situazione all'interno delle strutture ospedaliere italiane oggigiorno. Dunque questo il servizio da BioBlu, che è una testata che chiaramente ha fatto il punto della situazione su quanto ha detto Bertolaso e non l'ultimo arrivato. Allora, Angelo La Rosa, il tuo pensiero su questo business o presunto dei malati di Covid, ricordando che qua nessuno è negazionista, il virus c'è, ci mancherebbe, però bisogna essere trasparenti in tutto quello che si fa e in quello che sta avvenendo soprattutto in Italia. Angelo La Rosa. Io onde volevo insinuare, mi sono limitato a comunicare dei numeri inconfutabili per avallare il fatto della scelta è stata assolutamente folle di scegliere il cereale, di portare. Quindi è chiaro che alla luce di questo servizio verrebbe da pensare è solo una questione di interesse. Ma io dico una cosa, ma si può giocare sulla vita delle persone solo ed esclusivamente per interessi economici della politica, che poi sappiamo che cosa rappresentano? Io mi auguro di no. Quindi, ripeto, Catania aveva molte più possibilità come struttura ospedaliere di poter accogliere tutti i numeri che loro cercavano per Catania e provincia. Acireale, che in questo momento con il suo pronto soccorso è l'unico ospedale funzionante per 250.000 persone del territorio ionico-ateneo, non doveva essere assolutamente toccato. Grazie, grazie Angelo La Rosa, torneremo certamente sulla vicenda degli ospedali di Acireale e Giarre per capire come appunto si sta svolgendo questo iter che dal 3 di novembre dichiara l'ospedale di Acireale, in particolare Covid Hotel. Sul discorso che abbiamo visto? Ma credo che queste voci in questi giorni sono
girate tanto, le persone di queste 2000 euro ne parlano in maniera continua e certamente le strutture devono essere pagate per poter dare un servizio, però non vorrei che si levano i reparti per altro tipo di patologie e di situazioni che potrebbero salvare la vita alle persone per poi mettere tutti questi posti Covid. Leggevo stamattina un'ANSA dove tante categorie di medici si stanno lamentando perché molte aziende senza prevenzione, senza le giuste cure, non hanno un destino sicuramente facile, per cui credo che non si può pensare solo ai malati di Covid, che oggi sicuramente da attenzionare, tutti dobbiamo fare la nostra parte con i distanziamenti, con tutte quelle cose che ci dicono, perché sicuramente dobbiamo avere umiltà e dobbiamo ascoltare chi di competenza, ma dall'altra parte privare un territorio come quello di Cereale, di Giarre e di tanti comuni e di una struttura funzionante senza pronto soccorso, senza nessun servizio, credo che è veramente da folle, una scelta scellerata che non condivido e che non posso condividere, e soprattutto abbiamo fatto un comitato per essere liberi da tutti i legami, perché le cose alle persone vanno dette per come sono. Certo. Invece ho capito che molte persone si nascondono dietro un dito prendendo in giro le persone, e noi questo non lo abbiamo fatto in passato, non lo facciamo adesso, non lo faremo sicuramente in futuro, perché le nostre caratteristiche, chi ci conosce bene sa di che pasta siamo fatti. Serve responsabilità assolutamente, e anche serve tanta lealtà da parte di chi in questo momento sta prendendo delle decisioni a volte anche impopolari. Voleva intervenire prima di chiudere il collegamento Angelo La Rosa. Prego Angelo. Umberto, permettetemi di salutare, di enfatizzare al momento, visto che sabato è intervenuto su Eccellenza il Vescovo Raspanti. A questo punto noi attendiamo solo ed esclusivamente un miracolo a Giarre, perché solo un miracolo ci può salvare, oppure quell'impegno che Nello Musumeci, il Presidente della Regione, ha preso inserendo nuovamente nella rete sanitaria siciliana l'ospedale di Giarre come ospedale di base, ma che deve attenzionare quello che sta succedendo a Giarre e nel territorio. Perché noi stiamo vivendo una sorta di tela di Penelope, di giorno si costruisce e di notte c'è cartoncini che piano piano stanno rimettendo a posto all'ospedale di Giarre. Nello Musumeci questo lo deve controllare personalmente lui, così come l'impegno che si è preso con i cittadini. Noi avevamo proposto di portare, io non so se Angelo in questo poteva essere d'accordo, ma ripeto come ipotesi, perché io non sono un tecnico e non ho la presunzione di dire di esserlo. Di esserlo, nel senso che la mia non è una verità assoluta, perché credo che ognuno di noi ha dei propri limiti, io ho i miei limiti su questo tipo di materia, però Angelo ha da anni veramente fatto le sue battaglie con tutto il suo comitato, per cui sa sicuramente meglio di me le cose. Si era parlato già oggi, a differenza di quello che pensava l'assessore, queste cose gliel'ho scritte e gliel'ho dette. A Giarre adesso sono immediatamente disponibili 50 posti letto, perché ci sono due reparti, non vorrei sbagliare, che una psichiatria, se non sbaglio, e una medicina geriatrica, e ci sono le sale operatorie, c'è una radiologia, c'è il laboratorio di analisi, per cui credo che sono fondamentali, dice, per portare i pazienti, per cui i 50 posti di Giarre potevano essere utilizzati anche come Covid e spendere i soldi in quella struttura per poi subito dopo essere utilizzati, quindi potenziarla allo stesso tempo, potenziarla in 10 giorni, in 15 giorni. Ma diciamo un'operazione, sono 50 posti letto agibili immediatamente. E questa cosa non si è voluta fare, poteva essere un modo per fare gli investimenti su Giarre, perché le due strutture, come dice Angelo, per il territorio ionico e etneo devono coesistere con reparti che non devono essere gli stessi fra le due strutture, ma devono essere eccellenza sia nell'uno che nell'altro, e gli acesi si possono benissimo spostare a Giarre per alcune patologie e i giarresi o il territorio integrare, non va eliminato l'ospedale di Giarre, non va eliminato il pronto soccorso di Giarre. Immaginate quando c'è un soccorso d'estate a Calatabbiano che deve arrivare alla Cereale o ora al Cannizzaro. Una persona arriva morta, è inutile che ci prendiamo in giro. Certo. A Giarre sono morte persone a riposto perché non sono arrivate in tempo in ospedale e sono state accertate, ci sono inchieste. Queste inchieste quando costano all'ASP?
quanti contenziosi ha l'AFP che poi pagano i cittadini, perché la differenza è che non è che pagano i dirigenti dell'ospedale, pagano i cittadini con le tasse, perché l'indebitamento dell'ente viene caricato sulle tasse delle persone. Allora è chiaro che queste scelte vanno fatte con criterio, e caro Angelo, io ho visto poco criterio sia nella deputazione che ha accettato queste cose, perché io non posso immaginare mai che una deputazione che si dice il senso di responsabilità possa accettare di chiudere un ospedale quando non c'è neanche il genere funzionante. Cioè questa cosa non la posso accettare, non la posso condividere, non l'accetta neanche la città. Rientriamo nei tagli della sanità, soprattutto in Sicilia, appunto, che ha riguardato gli ospedali, non solo i punti nascita, no? Perché si pensava qualche anno fa, giusto, concentriamo i punti nascita nei grandi centri. Però, per esempio, come diceva anche Angelo La Rosa, il riferimento è chiaro al Vittorio Emanuele, credo all'ex Vittorio Emanuele e San Luigi, cioè sono dei nosocomi che potrebbero essere attrezzati nel giro di 15 giorni. L'ex Ferrarotto, sono stati chiusi 3 mesi fa, non è che sono stati chiusi 20 anni fa. Certo. 15 giorni di lavori intensi, veri, reali, con le imprese giuste che vengono pagate. Io credo che si poteva fare una rivoluzione. Qua siamo belle per fare le passerelle e parlare in televisione, certo, e fare i post, o ci sono tutti questi commissari, ma io dico i commissari si possono fare sulla pelle dei cittadini, si possono fare sulla pelle dei sindaci che sono là in prima linea a sentire e a vedere le sofferenze dei territori. Ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo di cose e poi ce le manderemo un attacco in più. Ma tipo che ci stanno facendo l'elemosina, l'attacco in più. Ma perché la salute, sfido un cittadino a chiamare il numero verde per cercare di prenotare una cosa? Io ho chiaro un concetto. Allora Gianluca Cannavò, Angelo Rosa, Umberto De Ghini, quando vanno a pronto soccorso fanno magari 10 ore di fila, e allora capiamo cosa vuol dire fare la fila, capiamo cosa vuol dire rischiare di la vita quando vai in un pronto soccorso. Molte persone purtroppo come fila non ne fanno, non hanno neanche l'idea che vuol dire fare il calvario in estenderia, restare 20 ore a pronto soccorso, non lo hanno capito. C'è una distanza enorme fra chi oggi ci governa, chi pensa di rappresentare il territorio, e il popolo. Il popolo deve essere ascoltato, perché la gente è stanca. Un vero e proprio sfogo quello di Gianluca Cannavò, che appunto rappresenta il Comitato Libero Ospedale Acireale. In chiusura, Angelo, perché devo chiudere questo spazio di approfondimento, e noi come Secret Press e Prima TV ci ripromettiamo di ritornare ovviamente sull'argomento di scottante attualità. Angelo, 30 secondi per chiudere. Devo dire a Gianluca appunto che diceva che la politica deve ascoltare il popolo. Noi l'anno scorso, dopo aver assunto in questi anni una posizione letteralmente scomoda nei riguardi della direzione AST, andando, come si suol dire in siciliano, a scompigliare molti altarini, giusto, noi siamo stati invitati a partecipare a dei tavoli tecnici in cui è chiaro che i primi cittadini, come responsabili sanitari della propria cittadinanza, hanno pieno diritto e hanno facoltà anche, diciamo, di interagire e legiferare. Il problema è che molte volte, diciamo, gli interessi politici discostano da quelle che sono le reali esigenze della popolazione e della cittadinanza. I sindaci non si spiegano come mai l'utenza si rivolge a noi comitato per segnalare tutti i servizi, perché noi, svincolati dalla politica, è chiaro che materialmente non abbiamo nulla da temere nell'andare a denunciare e a fare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, ma loro non ci ascoltano, non ci vogliono ascoltare perché siamo scomodi, e ai tavoli non ci vogliono partecipi perché di fatto facciamo ombra ai politici. Non hanno la possibilità, diciamo, libera di effettuare un confronto aperto con noi cittadini, perché sanno di perderlo sotto tutti i punti di vista. Questa è la realtà dei fatti. Grazie Angelo, in bocca al lupo, e ci risentiamo per gli aggiornamenti per quel che riguarda appunto la situazione del nosocomio di Giarre, e con Gianluca Cannavò, e non soltanto, per la situazione dell'ospedale di Acireale. Grazie Gianluca Cannavò. Grazie a voi. Grazie. E allora, ciao Angelo. A questo punto ci fermiamo, diamo la linea alla regia, tra poco lo sport, le immagini di calcio, in particolare i gol dell'Acireale, che rimane primo in classifica con il successo a Ragusa per 2-1, e poi anche il pareggio del Paternò sul campo difficile calabrese del San Luca. Tutto questo tra pochissimo all'informazione raccontata.
pescatore quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Ed eccoci in chiusura dell'informazione raccontata. Oggi è lunedì, inevitabilmente parliamo anche di sport, di calcio in particolare. Catania e Palermo non hanno giocato per problemi legati all'emergenza sanitaria Covid. Le loro partite rispettivamente contro Vibonese e Viterbese saranno recuperate già in questo mese di novembre, ma in particolare ricordiamo che lunedì prossimo si giocherà il derby tra Palermo e Catania, Covid permettendo evidentemente, che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport sui canali del digitale terrestre 57 e 58, quindi lunedì prossimo un derby sicuramente atipico tra Palermo e Catania senza il pubblico. In Serie D invece continua la Cireale a restare in testa alla classifica grazie al successo per 2-1 sul campo del Marina di Ragusa. Ieri ha espugnato l'Aldo Campo 2-1 con i gol di De Felice e di Rizzo su calcio di rigore. Buon pareggio del Paternò sul difficile campo calabrese del San Luca. I servizi sono di Ivana Zappalà e Laura Pellegrino che chiudono questo appuntamento del lunedì con l'informazione raccontata. Subito dopo appunto vedremo la sigla ed eventuali aggiornamenti. Seguiteci sui social, su Sicra Press e sull'informazione raccontata chiaramente e in TV, su Prima TV canali 87 e 666 del digitale terrestre. Con qualche sofferenza, sì, ma la Cireale di Mister Pagana si impone sul Marina di Ragusa con il risultato di 1-2 e agguanta tre punti importanti allo stadio Aldo Campo di Ragusa. Tre punti che gli permettono di salire a quota 13 e di raggiungere la città novese, conquistando così il primato in classifica. Decisivo il rigore battuto da Rizzo al 65esimo, che con freddezza segna il gol del vantaggio non lasciandosi sfuggire l'occasione. Nella sesta giornata del campionato di Serie D, i Granata tornano dunque alla vittoria fuori casa, sbloccandosi in trasferta contro una squadra ben organizzata come il Marina di Ragusa. Una partita giocata a ritmi serrati sin dai primi minuti, diretta dal signor Moretti della sezione di Valdarno, coadiuvato dagli assistenti Macchi da Gallarate e Galigani da Sondrio. La Cireale scende in campo con l'atteggiamento giusto e al secondo minuto sblocca immediatamente il risultato. Sugli sviluppi del primo corner del match battuto da Bucolo, De Felice si fa trovare pronto in area, in sacca e rete, e 1-0 per i Granata. La Cireale tiene dunque le fila del gioco nei primi 30 minuti, con il Marina di Ragusa che cerca invece profondità da ogni lato. Tassativamente però gli Iblei si trovano di fronte alla corazzata Granata, sempre pronta a bloccarne l'avanzata. Svariate invece le occasioni del raddoppio per la Cireale, che però al 32esimo perde momentaneamente la concentrazione. Sulla fascia destra Baldè entra in contrasto con due giocatori Granata e l'arbitro non ci pensa due volte e calcio di rigore per il Marina di Ragusa. Al dischetto si presenta Brunetti che con un tiro secco non lascia scampo a Ruggero e riequilibra il match sull'1 pari. Rinfrancati dal rigore gli Iblei riescono poi a farsi vedere più volte sotto porta in contropiede, specialmente con Baldè, complice il torpore in cui sembra invece sprofondare la Cireale di Peppe Pagana. Il primo tempo si chiude sull'1-1 allo stadio Aldo Campo di Ragusa, dove i Granata sono costretti a ripartire da zero. La seconda frazione di gioco si apre subito sull'offensiva per il Marina di Ragusa, che al 50esimo sfiora il gol del vantaggio. La partita si gioca a viso aperto e nessuno sembra voler mollare la presa, ma un fallo di mano in area di uno degli Iblei concede un calcio di rigore ai Granata. Mister Pagana sceglie Rizzo, che con freddezza al 65esimo batte Pellegrino e segna il gol del 2-1 per la Cireale. I Granata sembrano rinvigoriti dal vantaggio appena ottenuto, eppure i padroni di casa non perdono la concentrazione, anzi. Mentre si susseguono i cambi sia tra i Granata che tra gli Iblei, il Marina di Ragusa si avvicina al pareggio al 79esimo, con Ruggero costretto a bloccare in volo un traversone
davvero pericoloso. Da qui a fine partita la Cireale protegge dunque il risultato e la sua metà campo, cercando di non concedere troppo spazio agli avversari. Dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio dell'arbitro decreta la vittoria dei Granata per 2-1, che così proseguono sulla scia positiva in vista del match di domenica prossima. Allo stadio Ace Galatea la Cireale sfiderà il blasonato e ostico Licata di mister Campanella. Obiettivo: non avere sorprese. È un paterno felice quello che esce dallo stadio Corrado Alvaro al termine della partita in trasferta contro il San Luca di Reggio Calabria, terminata 1-1 nella sesta giornata di Serie D. Dopo un primo tempo equilibrato, al 50° il calabrese Carbone sigla la rete del vantaggio sul rigore procurato grazie a un fallo in aria di Raia. Ma al 55° è proprio quest'ultimo ad agguantare il pareggio per i rossazzurri con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che mette KO l'estremo difensore avversario. In un campo così difficile, un punto importante per la squadra di Gaetano Catalano, che si colloca in decima posizione in classifica a 7 punti. La gran parte dei match di Serie D sono stati rinviati per la positività di alcuni atleti, ma San Luca Paternò si gioca ovviamente a porte chiuse. I siciliani hanno già scontato un periodo di quarantena a causa Covid, ma sono stati recuperati tutti gli atleti. I padroni di casa entrano in campo in divisa nera, gli ospiti si presentano in divisa interamente bianca e una striscia verticale rossa-azzurra. Dirige la gara il signor Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo D'Alessandris di Frosinone e Giuseppe Daghetta di Lecco. Il Paternò fatica ad entrare in partita nei primi minuti di gioco. All'ottavo prova la conclusione Pelle, che è servito da un corner basso dalla sinistra di Leveque, prova ad inquadrare lo specchio della porta, ma la sfera finisce fuori di un soffio. Ancora San Luca al 22°, Vargas, servito da Murdaca su rimessa laterale, tira un bolide dal limite dell'area, ma Cavalli risponde da campione e devia in angolo. Disattenzione della retroguardia rossa-azzurra che ha permesso al centravanti calabrese di andare al tiro. Reagisce il Paternò, che al 27° prova a sfruttare un calcio di punizione. Mazzotti raggiunge il pallone di testa, ma lo anticipa Leveque, che devia verso la bandierina. Le due squadre provano a sbloccare il match, ma il primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa si scaldano gli animi. Al 50° Pezzati si invola in aria, ma Raia commette fallo su di lui. Per l'arbitro non ci sono dubbi. Calcio di rigore per il San Luca, sarà Carbone a tirare dal dischetto. Finta dell'attaccante che disorienta Cavalli e insacca in rete, è 1-0 al Corrado Alvaro. Trascorrono appena 5 minuti e Raia rimedia all'errore precedente. Cozza tira dalla bandierina e il difensore rosso-azzurro colpisce il pallone di testa e lo manda in rete verso l'angolino alto destro della porta. Esplode la gioia dei giocatori paternesi e 1-1 all'Alvaro. Il San Luca spinge per ritrovare il vantaggio, ma il Paternò copre tutti gli spazi. Al 60° ci prova Carbone da lunghissima distanza, ma la palla finisce 3 metri fuori alla destra del portiere rosso-azzurro. Ci riprova poco dopo il centrocampista calabrese dalla stessa distanza, ma il pallone finisce molto lontano. Non c'è più tempo, la partita si chiude 1-1 in questa sesta giornata. Bicchiere mezzo pieno per il Paternò, che dopo lo stop causa Covid e la sconfitta per 2-0 contro il Santa Maria Cilento torna a vedere la luce in fondo al tunnel. Ma la festa dura poco, lo sguardo è già rivolto al recupero contro il Licata di mercoledì 4 novembre a Licata.